Si riparte a lavorare per una stagione davvero importante. Quali sono, ecco, le prerogative, insomma, di questa nuova SBA che avete messo insieme? Ma abbiamo cercato di fare la migliore squadra possibile, abbiamo preso quattro giovani interessanti, ognuno con caratteristiche diverse, e le abbiamo integrate al gruppo, diciamo, storico dell'anno scorso, che abbiamo tenuto il più possibile i giocatori. Tutto passerà dal lavoro in palestra, perché sono tutti ragazzi con grandi margini di miglioramento, che hanno tanta voglia, chi perché vuole rifarsi da un'annata storta, chi perché ha giocato poco l'anno scorso, e quindi motivazioni tante, energia da vendere, punteremo tanto su quello. Ecco, rispetto al campionato che dovete affrontare, ovviamente un'altra categoria, altre squadre, quali saranno secondo voi, ecco, le montagne più alte da scalare? Ma questo è un campionato, diciamo, ancora più impegnativo dell'anno scorso. Ci sono squadre attrezzatissime che già hanno dichiarato e vogliono provare a vincerlo, ci sono squadre composte tutti da professionisti. Noi dobbiamo, te l'ho detto, siamo molto giovani, io non ho dato neanche un obiettivo, cioè l'obiettivo deve essere la crescita individuale di ognuno di loro e tramite quello riuscire a alzare il livello di tutta la squadra. A maggio tireremo una riga, vedremo dove siamo e... è un'avventura, dai, quest'anno è più un'avventura. Senti, già fissata la prima amichevole? Sì, giochiamo sabato prossimo qua con Sansepolcro, la prima delle quattro amichevoli che abbiamo, come l'anno scorso, stabilito. Infatti già da oggi inizieremo un po' con la palla anche a giocare e poi da lì vedremo e verificheremo tutto il lavoro fatto. Ecco, com'è questo arrivo in maglia amaranta? Ciao a tutti intanto, mi sono trovato molto bene sia con lo staff che con il gruppo. Mi sono ambientato e siamo tutti ragazzi giovani che hanno voglia di far vedere qualcosa, quindi siamo carichi per l'inizio della nuova stagione. Tuo ruolo? Guardia tiratrice, quindi sì, quest'anno avrò più responsabilità, sono pronto a prendere questo incarico e niente. Da dove arrivi, ci dici qualcosa della tua carriera, anche se sei molto giovane però? Sì, ho giocato a Vicenza, ero a casa mia anche, quindi... incredibile, l'anno prima sempre in Serie B a San Vendemiano e l'anno prima ancora a Padova, quindi diciamo che ho passato delle belle stagioni. Una squadra che ci ha detto coach Evangelisti punta molto proprio sui giovani, sull'amalgama di questo gruppo, lavoro duro e testa bassa, coscienti del fatto che insomma andrete ad affrontare un campionato impegnativo. Sì, sarà molto importante, siamo tutti giovani quindi abbiamo tutti voglia di mostrare qualcosa, chi più chi meno, e quindi sì, sarà necessario lavorare tutti insieme e creare la chimica giusta per affrontare il campionato.